grazie alla proposta e al lavoro di preparazione di Don Giacomo e di alcuni suoi amici coristi, sono riuscito a pubblicare proprio ieri sul mio canale YouTube gli auguri in musica per un buon Natale a tutti gli amici. Non possiamo certo sapere se gli angeli di cui parla San Luca nel suo brano evangelico che racconta la nascita di Gesù cantassero proprio musiche barocche o comunque simili al canto Joy to the World, gioia per il mondo, che abbiamo appunto utilizzato per fare gli auguri. Però possiamo sicuramente pensare di essere tutti uniti nella stessa gioia, noi, i pastori di Betlemme, ma tutti gli uomini che in questo periodo, purtroppo, almeno nel 2020, stiamo vivendo davvero ancora un Natale alle prese con tanti problemi legati alla pandemia. Il rischio di vivere la grande festa della Natività in tono minore, perché non possiamo avere tutti i segni tradizionali ed esteriori tipici di queste giornate, è davvero sentito un po' da tutti, visto che siamo ancora alle prese con tante difficoltà sanitarie, economiche ed umane. Ma proprio per tutte queste paure diventa ancora più importante e necessaria la gioia e la festa in onore di colui che viene a liberarci da tutti i mali. In fondo non possiamo dimenticare che l'annuncio della grande gioia degli angeli si rivolgeva allora a un popolo in realtà oppresso dalla potenza, dalla violenza degli invasori, e che i pastori erano all'aperto a vegliare i loro gregi non per cantare la ninna nanna alle pecorelle che così dormivano più serene. Erano lì per difendersi e difendere soprattutto i loro gregi da eventuali lupi rapaci, da bestie feroci, da predoni, magari assassini, che certamente non avevano alcun scrupolo. Non erano certo tempi tranquilli e anche allora si viveva con grandi problemi, con la maggioranza della popolazione in realtà preda di fame, di povertà economica, di tante difficoltà quotidiane. Anche per noi, quindi, la prima parola del lieto annunzio è ancora quella: non temere. Dobbiamo rialzare la testa e aspettarci ancora grandi cose da colui che ama davvero gli uomini sulla terra e non li abbandona distrattamente ai disastri naturali o alle cattiverie reciproche. Nonostante tutto, la serenità suscitata dalla speranza di un futuro migliore deve sempre riempire il nostro cuore di gioia. E se riusciamo davvero ad accogliere in ciascuno di noi la nuova venuta del Signore Gesù, abbiamo davvero serie speranze di riuscire a vincere il male. Ma veramente tutti i mali, sia quelli che possiamo farci tra noi uomini a causa del nostro egoismo, del nostro orgoglio, che sono la causa delle divisioni e delle guerre che ancora flagellano tanta parte dell'umanità, ma anche per quei mali che derivano dai disastri ambientali, che siano terremoti o malattie, grazie proprio al contributo, all'aiuto, alla solidarietà, a quello che tanti buoni uomini di buona volontà fanno su questa terra per cercare di vincere le grandi difficoltà che possono nascere tra di noi. Per noi cristiani le feste del Natale non sono solo una luce che brilla per un momento o una illusione dovuta alle false promesse di una crescita, di un progresso economico illimitato, ma è la certezza di una rinnovata fiducia nel futuro grazie alla presenza dell'unico che può davvero liberarci nel profondo dal nostro male e guidarci sulla via dell'amore. Il solo che può dare senso alla nostra fatica di trasformazione di questo mondo perché diventi sempre più un mondo migliore secondo quel progetto d'amore che Dio Padre ha pensato per tutti gli uomini. Ed ora ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth,
salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.